Buongiorno a tutti, oggi andiamo a riparare questa cuffia stereo Sennheiser HD206 che ha un canale non funzionante e vedremo anche un trucco per capire se il problema sta nei padiglioni oppure nel jack stereo da 3,5 mm. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. L'interruzione infatti può avvenire sia nei pressi del jack stereo sia anche all'interno dei padiglioni. Ma è una probabilità abbastanza rara. Si tratta di un jack stereo semplice a tre poli con il canale sinistro in punta, poi il destro e poi la massa. Per le cuffie auricolari dotate di microfono è previsto un quarto polo. Con l'utilizzo di un multimetro nella funzione ohmmetro, per curiosità, andiamo a vedere qual è il polo scollegato. Negativo sulla massa e terminale positivo sul polo del canale destro. Abbiamo una resistenza di circa 30 ohm, quindi il canale destro è perfettamente collegato, mentre evidentemente il canale sinistro è aperto. Infatti abbiamo una elevata resistenza sul multimetro. Questa resistenza è data dal tocco delle mie mani. E a questo punto vi svelo un piccolo trucco che vi permetterà di stabilire se il problema si trova dietro a questo connettore jack stereo oppure all'interno degli auricolari presenti nei padiglioni. Andiamo ad utilizzare la funzione capacimetro del nostro multimetro impostato su un nanofarad. In pratica andremo a misurare la capacità parassita dei due conduttori di massa e del canale oggetto del guasto, per vedere se è interrotto all'inizio o alla fine. Come possiamo vedere, abbiamo una bassissima capacità di circa 32 picofarad, da cui si può dedurre che il problema si trova proprio all'inizio del jack stereo. Per capire il concetto di capacità parassita, facciamo un semplice esperimento con questa piccola cuffia, cui ho scollegato il negativo sull'auricolare. Con la funzione ohmmetro andiamo ad individuare il canale scollegato. Abbiamo all'incirca 24 ohm sul canale sinistro, che risulta collegato, e invece il canale destro risulta scollegato. Per questo canale andiamo a misurare la capacità parassita una volta scollegato l'auricolare, sempre sulla portata nanofarad, con all'incirca 96 picofarad. Proprio perché la lunghezza dei due cavi che arrivano fino all'auricolare ininterrotti creano una maggior capacità parassita rispetto alle nostre cuffie Sennheiser, che invece sono interrotte immediatamente nei pressi del jack. Fatta questa verifica, possiamo andare a sostituire il jack stereo perché il problema risiede proprio qui nei pressi del jack e non sui due padiglioni. Vado a tagliare questo jack stereo. Nel frattempo, se vi sta piacendo questo video, vi mi raccomando di mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per la vostra collaborazione. Con l'aiuto di un cutter vado a spellare la guaina esterna. Ognuno di questi due fili contiene sia la massa che il relativo canale destro o sinistro. Si tratta di fili ricoperti di un sottile strato di smalto isolante oppure di un tessuto isolante che dobbiamo andare a rimuovere per effettuare delle nuove saldature. Anzitutto, quindi, vado a procurarmi un nuovo connettore jack stereo a tre poli da 3,5 mm che al suo interno contiene i tre terminali di massa, canale destro e canale sinistro. Nel mio caso è un connettore riciclato, ma andrà bene lo stesso. Essendo la massa comune su questo jack stereo, vado ad unire i due canali di massa provenienti dai due canali destro e sinistro, riconoscibili perché hanno della guaina dello stesso colore. Una volta unite le due masse, per eliminare la superficie smaltata o l'isolante in tessuto, vado a bruciare leggermente la punta di questi due conduttori, in modo da rimuovere ogni residuo. La stessa cosa anche per i canali destro e sinistro, senza esagerare con il calore. Applico del flussante liquido a questi tre conduttori da saldare.
Una volta fissato il cavo sulla mia molletta, vado a stagnare questi tre conduttori. Fatte queste tre leggere stagnature sui tre conduttori, vado ad inserire il cappuccio del jack stereo. È il momento di procedere ad effettuare le saldature sui tre terminali al saldare del jack stereo, partendo da quello centrale a seguire sui due laterali. Una rapida occhiata a queste saldature prima di rimontare il tutto, non senza però prima aver inserito della colla a caldo per assicurarmi che i nuovi fili non fuoriescano e non si stacchino facilmente nel caso in cui vengano tirati. A questo punto il mio jack è tornato come nuovo. Andiamo semplicemente ad effettuare un test con sempre il multimetro sulla funzione ohmmetro per verificare la presenza della resistenza da 30 ohm dei padiglioni. Abbiamo circa 25 ohm sul canale destro e all'incirca 26 sul canale sinistro. Bene amici, anche per oggi con poca spesa siamo riusciti a riparare questo utile oggetto, questa cuffia padiglione Sennheiser, altrimenti destinata alla discarica. Al solito, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete like e valutate anche l'iscrizione al canale. Io vi do appuntamento alla prossima volta. Thank you.